Carissimi amici, non potevamo fare a meno come pensionati d'Europa, e consentitemelo, come Fortunato Sommella, leader dei pensionati d'Europa, che per 20 anni, con iniziative che hanno abbracciato di tutto e di più e con partecipazione popolare che non è stata indifferente, in questa tornata elettorale era doveroso che intervenissimo e dessimo a chi riteniamo di affidare l'onere del sostegno alla causa dei pensionati, fare quello che abbiamo deciso di fare. E siccome i tempi che ci siamo dati sono brevissimi e siccome la scadenza elettorale è prossima, noi facciamo un'operazione che è quella che ci auguriamo porti un aiuto. A chi? A chi ha dato dimostrazione di essere vicino ai pensionati e anche a coloro i quali devono andare in pensione. Basta con la legge Fornero, bene la quota 41, diamo la possibilità a chi ha maturato 41 anni di contribuzione di scegliere, qualsiasi sia la sua età, di andare in pensione, di godersi la vecchiaia con la pensione maturata. E allora chi è che dice e postula queste aspirazioni? È stata la Lega, ed è la Lega. Noi diciamo, e lo diciamo in Campania, badate bene, lo diciamo parlando da Napoli, dall'area metropolitana di Napoli, il territorio dell'ex provincia di Napoli, e diciamo attenzione napoletani, attenzione, c'è un rischio che altre città non corrono, ma che noi corriamo. Perché in questa città purtroppo ha prevalso per un bel po' la idea che tutto ci era dovuto. Cioè noi, a cominciare dai giovani, con la testa alzata guardavamo in alto e speravamo che ci venisse la manna dal cielo. Oddio, per certe categorie, per certe situazioni disoccupati e organizzati, ve li ricordate tutte quelle belle cose? È arrivato un po' di manna dal cielo, però siamo rimasti nella miseria generale, siamo rimasti che abbiamo i cimiteri delle fabbriche, che abbiamo come fonte di reddito esclusivamente il turismo, che è spontaneo e che non viene procurata dalla classe politica locale. Quindi noi diciamo ben venga un governo nazionale di centrodestra, ben venga un governo nazionale dove Forza Italia, Fratelli d'Italia, e io dico è la Lega come traino, che dia la possibilità, ecco, di rendere anche la Campania capace di autogestire le sue risorse e di riprendere tutto quello che ha perduto per una classe politica negativa. C'è bisogno di un cambiamento. Questi pochi minuti, questa nostra pillola elettorale, perché tale è e tale vuole essere, ci auguriamo che contribuisca all'affermazione della Lega in Campania. In Campania ci siamo, nei comuni ci siamo, nella regione ci siamo, e nella regione ci rappresenta, nell'area napoletana, ecco, l'amico da lungo tempo, che risponde al nome del professore Severino Nappi, consigliere regionale in carica, che oggi è candidato nella Lega per portare il suo contributo ad un'affermazione netta della Lega sul territorio della provincia di Napoli, nell'ambito delle altre province, ecco, della Campania. È stato incaricato da Salvini di organizzare la campagna elettorale, noi vogliamo dare il nostro contributo. E siccome Severino Nappi è candidato in 4 ex collegi della Napoli 1, in ben 74 comuni, badate bene, e i collegi, io ve li dico, e qui mi rivolgo ai cittadini del collegio, ecco, della Napoli 1 di Acerra, di Casoria, di Somma Vesuviana e di Torre del Greco, quindi una fascia enorme di comuni della costiera
partendo da Portici ad andare avanti, e tutto l'entroterra di questa costiera, che comprende anche l'area di Afragola, Mugnano, Melito, Fratta Maggiore, Fratta Minore, Crispano, Pompei, Nola, Bosco Reale, tutta l'area vesuviana, e Torre Annunziata e Capri, per quindi un collegio assolutamente esagerato. Ma questo è il frutto del malgoverno degli ultimi 5 anni, se non degli ultimi 10 anni, dovute a presenze parlamentari che hanno scombussolato il tutto. Noi diciamo, cari amici, che cosa bisogna fare? Questa è un'elezione anomala. E chiudo questa prima pillola, ecco, che continuerà per tutto il restante tempo della campagna elettorale, ecco, ogni giorno su un argomento diverso. Io dico, quest'oggi noi la dedichiamo, la prima, e non potevamo fare diversamente, ai pensionati e ai pensionandi. Adeguamento delle pensioni, la flat tax che diminuisce le tasse sulle pensioni. Noi siamo il paese che paga, ecco, la stessa aliquota di tasse che pagavano i lavoratori dipendenti e oggi pensionati. Noi siamo i più tassati. Salvini dice flat tax, la tassa piatta al 15%, come è stata messa sui lavoratori autonomi che guadagnano fino a 65.000 euro, e quindi per i pensionati in ugual maniera fino a 65.000 euro di reddito, la tassa piatta al 15%. E noi diciamo, non potevamo non affidarci a Salvini, ci affidiamo alla Lega, ci affidiamo a Severino Nappi nel collegio che ho enumerato con i vari comuni, e sono 74. Io vi invito, cari amici, a mettere il segno, non dovete scrivere niente, il segno sulla Lega. Noi ci crediamo, io ci credo, ho affidato le sorti dei pensionati d'Europa alla Lega. Ecco perché? Perché ci credo. Fortunato Sommella voterà Lega e vi invita a votare Lega per cambiare la Campania. Non più aspettare la manna dal cielo, ma la manna ce la costruiamo noi. Buone elezioni. Riflettiamo, perché con il voto decidiamo la sorte non solo nostra, ma dei nostri figli e dei nostri nipoti. Credo che tutti gli italiani vadano tutelati, a partire da chi ha più bisogno. Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, vota Lega.